Sono Roberto Conigliaro, direttore sanitario delle Terme dei Papi di Viterbo e specialista in medicina termale. Le Terme dei Papi hanno una grande tradizione curativa e di benessere, tutto si basa sull'uso di un'acqua solfurea caldissima che sgorga a 58 gradi, l'acqua del Bullicame è già celebrata da poeti, utilizzata da papi, ben conosciuta nell'antichità. Questa tradizione curativa, che in Italia è molto importante, diciamo viene tramandata ai giorni nostri. E accanto a protocolli curativi tradizionali come la fangoterapia, l'antroterapia, le cure inalatorie, i percorsi vascolari, sempre di più ha importanza il benessere. Il benessere termale è un benessere di qualità che si poggia sull'uso di quest'acqua e di questi fanghi e continuiamo nel momento stesso in cui ci rilassiamo ad avere degli effetti positivi sul nostro organismo. E a questo proposito, una collocazione importante alla nuova piscina Hydrosound, dove a un bagno di acqua solfurea di circa mezz'ora, con tutti i benefici effetti sulla pelle, di rinnovo dell'epitelio di superficie, antisettico, levigante, abbiamo una serie di metodiche volte proprio al rilassamento e al benessere. Vanno citati naturalmente i tradizionali colli di cigno con una grande azione decontratturante sul collo, sui trapezi, sulla schiena, l'azione degli idromassaggi tonificanti, anch'esso diciamo decontratturante, e poi abbiamo queste meravigliose sequenze sonore sia all'esterno sia nell'ultima parte all'interno dell'acqua che determinano un profondo rilassamento, il cui beneficio possiamo veramente portarci dietro nelle ore successive e nei giorni successivi. Nella piscina Sound ci sono varie sequenze di trattamenti, queste sequenze hanno una grande facilitazione grazie alla presenza di un touchscreen che permette il passaggio dai vari scenari, le varie musiche e le varie terapie con una estrema facilità e un'estrema fruibilità anche da parte degli operatori addetti. Adesso nel programma 3, che ha un feedback di stato, quindi so sempre in che programma sto andando, posso decidere di richiamare il programma 1 che avevamo richiamato precedentemente e il sistema riparte dal programma 1. Salve, mi chiamo Stefano Capitani, sono amministratore delegato di Contech Italia, azienda distributrice di prodotti video e controllo per tutto il territorio italiano. Ci troviamo qui alle Terme dei Papi di Viterbo per un'interessante applicazione del nostro cliente Rockepo in una piscina con musica e luci. E, per noi era molto importante la focalizzazione sulle applicazioni, in questo caso del sistema di controllo Q, che viene a essere applicato in tante tipologie di applicazioni, quindi non solo applicazioni di natura professionale standard, ma anche applicazioni come questa che è nel mondo wellness, dove Rockepo assolutamente è l'entità in Italia che ha più applicazioni di questo tipo. Lascio la parola al Gianluca Pape, ingegnere che ha seguito tutta l'installazione di questa piscina. Grazie Stefano, questa integrazione che abbiamo realizzato ha permesso attraverso i sistemi Q di controllare e gestire una vasca termale nella quale vengono creati degli scenari che coinvolgono sia la parte luci che la parte audio che la parte proprio di controllo più classica, e quindi attraverso il sistema di controllo Q è stato possibile controllare le pompe che gestiscono tutti i vari giochi d'acqua, controllare i sistemi di illuminazione, quindi gestire i vari scenari con i cambi di colore, la temporizzazione, e un controllo anche della musica che viene fatto a due livelli, sia a livello di diffusione subacquea con il diffusore acquario della Rockepo, che a livello di diffusione aerea, creando un'integrazione molto semplice e fruibile dall'utente anche diciamo non professionale, che attraverso il touchscreen ha la possibilità di richiamare in maniera banale questi preset e far partire tutta una serie di comandi che sono trasparenti per l'utente, ma che permettono di creare delle scenografie, chiamiamo così, molto rilassanti
in tema con il luogo storico in cui sono state realizzate. Un saluto a tutti i lettori di Connessioni e speriamo come Conte che questo articolo sia assolutamente di aiuto, interesse e approfondimento per tutti i lettori di Connessioni. Mi associo anch'io e alla prossima.